Torniamo a parlare del sequestro di Cata e il racket degli affitti all'ex hotel Astro a Firenze, pratica per la quale è finito in manette anche lo zio della piccola. Gli inquirenti a caccia di elementi di collegamento tra le due inchieste, ci racconta tutto. Nadia Tarantino. Mazze da baseball, bastoni, spranghe, botte e minacce di morte, spedizioni di 10-15 persone per cacciare chi, dopo aver rifiutato di pagare, rifiutava anche di andarsene. Un clima di violenza raccontato nel dettaglio nelle 62 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare che sabato scorso ha portato in carcere quattro peruviani finiti nell'inchiesta della Procura di Firenze sul cosiddetto racket degli affitti all'hotel Astor in via Maragliano, da dove lo scorso 10 giugno è sparita Cata, bambina di 5 anni. Tra gli arrestati figurano lo zio materno della piccola, Ergen Isabel Alvarez Vasquez, detto Dominique, 29 anni, e Carlos Martin della Coligna Palomino, detto Carlos, 37. A decidere chi tra le persone che vivevano nella struttura occupata da ottobre del 2022 doveva pagare quanto, chi poteva stare e come, chi doveva andarsene e basta, sarebbe stato Carlos, che diceva di essere il duegno dell'Astor, cioè il padrone, spalleggiato da Dominique. Gli inquirenti di questo sono convinti. Ne ha convinta la procura, che ha messo in fila i diversi episodi raccontati da testimoni e vittime, compreso l'equadoregno che la sera del 28 maggio si lasciò cadere nel vuoto da una finestra dell'albergo per paura di essere ucciso dalle persone che, pronunciando minacce di morte, cercavano di sfondare la porta della sua stanza. Gli investigatori ritengono che l'inchiesta sul racket degli affitti, parallela a quella del sequestro, possa dire qualcosa di importante su Cata, confermare magari il sospetto che il rapimento della bambina non sia un fatto estraneo alle violenze, alle estorsioni e alle minacce, condotte illecite non occasionali ma collocate in un più ampio sistema di vita, ha scritto il giudice delle indagini preliminari, che ha definito le personalità degli arrestati proclivi al delitto, con istinti in danno di altri. Gente che, è la tesi della procura, faceva soldi con l'Astor, vendeva stanze e posti letto, pretendeva soldi e alzava di peso le persone per metterle in mezzo alla strada. Una guerra, liti e continue, e a pagare il prezzo più alto potrebbe essere stata proprio Cata. Domani interrogatorio di garanzia per tutti gli indagati. Risponderanno, parleranno con il giudice e diranno di essersi presentati alla porta dell'equadoregno per chiedergli di smettere di fare confusione. E terrorismo, blitz a Carrara, al circolo anarchico Goliardo Fiaschi, sono state eseguite 9 misure cautelari e perquisizioni, ci racconta tutto Rachele Campi. È nel circolo anarchico Goliardo Fiaschi di Carrara che secondo la procura di Genova si consumavano reati di stampo terroristico e per il quale sono state eseguite 9 misure cautelari, una custodia in carcere, 3 gli arresti ai domiciliari e 5 obblighi di firma. I reati contestati ai militanti anarco-insurrezionalisti sono quelli di associazione con finalità di terrorismo, istigazione e apologia con finalità di terrorismo e offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica. Il blitz degli agenti della Polizia di Genova, La Spezia e Massa Carrara è scattato a seguito dell'indagine denominata Scripta Scelera, da cui emerge anche la diffusione, redazione e stampa di un periodico considerato, secondo l'accusa, strumento di promozione e diffusione del messaggio anarchico più oltranzista. Un fatto che accende i riflettori su di uno storico legame tra il comune, famoso in tutto il mondo per il suo oro bianco, il marmo e la linea anarchica. Un'indagine che potrebbe ingrandirsi, la Digos ha eseguito una serie di perquisizioni a Bergamo, Lucca, Massa Carrara, L'Aquila e Perugia. Sgombero anche a Firenze di un edificio occupato da anarchici, si tratta del circolo sociale Corsica, si era trasferito lì da Viale Corsica dove era già stato fatto uno sgombero, siamo in via Mariti, via Ponte di Mezzo a Firenze, ci sono stati momenti di tensione come vedete dalle immagini, una ventina di ragazzi si sono posti per bloccare il traffico infatti ha avuto momenti in cui è rimasto bloccato, una ragazza come vedete è stata fermata a terra, il centro sociale si era spostato da Viale Corsica dove era stato sgomberato in via Ponte di Mezzo. In questo momento è ancora in corso perché 2 persone sono salite sul tetto, proprio 2 anarchici sono saliti sul tetto, quindi lo sgombero sta andando avanti.
per far riprendere il traffico, le forze dell'ordine li hanno allontanati dalla strada, come vedete con gli scudi, spingendoli un pochino più dalla parte laterale, in modo che potesse riprendere il traffico nella zona. Lo sgombero rientra in una serie di iniziative di sgomberi decisi proprio a Firenze, quindi una più ampia operazione decisa dall'autorità pubblica per esigenze investigative di ordine pubblico. Quindi sono diversi gli sgomberi sono stati fatti, tra cui anche quello dell'ex Astor. E andiamo avanti, restiamo sempre a Firenze per parlare di evasione di tasse, di quello che sta facendo il Comune. Ci colleghiamo con Chiara Valentini, che si trova proprio a Firenze. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno. Tarimu, imposta di soggiorno, suolo pubblico. Nel 2022 sono 34 i milioni di euro evasi al Comune di Firenze. Sull'IMU, per esempio, che non è prevista per la prima casa, molti furbetti sono rappresentati da finte separazioni di coniugi che sono studiate ad hoc proprio per non pagare la tassa sulle seconde e terze case. È l'IMU, in effetti, la tassa più evasa, meno quella di soggiorno, perché riguarda praticamente solo chi affitta da solo. L'evasione per chi passa dalle piattaforme è invece praticamente impossibile. Il Comune di Firenze ha deciso di mettere in campo alcune iniziative per recuperare ancora di più, a partire da un team antievasione composto dai dipendenti del Servizio delle Entrate del Comune, dalla Polizia Municipale, dai servizi demografici, naturalmente in collaborazione con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate e Alia. Chi si metterà in regola, ricorda Palazzo Vecchio, soprattutto per l'IMU, riceverà uno sconto per la sanzione, che per l'IMU è il 30% della somma che deve dare. Ebbene, la sanzione potrà essere del 5%, ad esempio sull'IMU 2021, se ci si mette in regola. Io direi però di sentire proprio dalle parole dell'assessore al bilancio Giovanni Bettarini quali sono le iniziative del Comune. Stiamo rafforzando la collaborazione con Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, abbiamo fatto dei protocolli con loro per l'incrocio dei dati e capire quali possono essere i luoghi in cui si annida ancora l'evasione. Noi abbiamo complessivamente recuperato 34 milioni di euro gli anni scorsi, ora ci sono alcuni settori come ovviamente l'IMU, come l'imposta di soggiorno che possono creare dei meccanismi di evasione che andremo appunto a trovare tramite questi dati. È possibile avere un polso di quant'è l'evasione sulle tasse che ha appena citato adesso a Firenze? Beh, il recupero che abbiamo fatto è un po' inferiore al 10%, dunque noi l'abbiamo stimato in una cifra simile anche per il prossimo anno e consideriamo che con questi sistemi, con queste collaborazioni e anche con il gruppo che abbiamo creato all'interno della nostra direzione delle entrate, noi ci fidiamo molto del lavoro dei nostri dipendenti che direttamente si occuperanno di queste azioni. Quando si potranno vedere i risultati di quello che state facendo adesso? Io penso che sul bilancio del prossimo anno sicuramente queste cose potranno essere lette con concretezza. Sì, la legge delega della riforma fiscale del governo ormai è legge e prevede, lo sapete, anche la possibilità di aumentare del 20% le licenze dei taxi, una possibilità prevista anche per le città metropolitane, mentre è stata stralciata la norma sul cumulo delle licenze, soprattutto per la protesta dei tassisti. Giovanni Bettarini fu colui che condusse la trattativa con i tassisti proprio nel 2017. Quando a Firenze furono aumentate le licenze. In sostanza ci ha spiegato che questo 20% di possibilità data al Comune è un limite per Firenze, non una possibilità, perché il Comune poteva già aumentare le licenze di quanto voleva, però lo ha già fatto sostanzialmente. Io direi allora di sentire proprio dalle sue parole quale sarà la conseguenza di questa norma su Firenze. Poi la linea può tornare allo studio. Intanto bisogna capire concretamente questo strumento a cosa ha portato.
Mi pare tanto rumore per nulla, perché in realtà si parla di una procedura semplificata per le città metropolitane. È stato introdotto un limite che non era mai stato introdotto precedentemente nella possibilità dell'aumento delle licenze. Bisogna vedere concretamente come questo è applicabile, per esempio comparandolo con la possibilità delle certificazioni dei cosiddetti patentini per gli aspiranti tassisti, che è una cosa che viene fatta in collaborazione con le regioni. Per cui bisogna vedere come e quando è applicabile questo strumento, che al momento mi sembra piuttosto fumoso. Perché Firenze non sta aumentando le licenze, lo vogliamo ricordare? Beh, in realtà Firenze è una delle poche città che l'hanno fatto in Italia. In tutto questo dibattito si parla di città che non aumentano le licenze da 20 anni, noi l'abbiamo fatto nel 2017, sicché con un aumento di oltre il 10% delle licenze che erano in campo, prima città italiana avere una flotta di taxi esclusivamente elettrici, che ora è una cosa che sembra essere piuttosto d'attualità. Dunque, noi l'abbiamo già fatto, stiamo cercando di capire quali sono anche altre possibilità, soprattutto con le licenze TER cosiddette, ossia a disposizione delle cooperative per aumentare le auto in strada. E sono state aumentate, ma ancora il servizio è insufficiente e spesso raccontiamo di lunghe file di attesa. Un camion dotato di gru, restiamo a Firenze, ha tranciato il filo di contatto che alimenta la linea T2 della tranvia. Il danno ha interessato la linea elettrica in un punto tra la galleria Mazzoni e la fermata Belfiore. È accaduto questa mattina alle 7:30 circa. E spiega Jess in una nota: per motivi di sicurezza è stata subito disattivata un'intera tratta della tranvia, poi gradualmente ridotta. Durante la sospensione la T2 ha prestato regolare servizio tra Peretola e Ponte all'Asse, tra Rosselli e Unità. Nel tratto non servito, cioè Ponte all'Asse e Rosselli, è stato istituito un servizio di bus sostitutivi di Autolinee Toscane. Gli interventi di ripristino sono in corso e richiederanno ancora qualche ora. E con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti e arrivederci.